Ma dai, ma l'ha messo veramente. 2023 GT World Challenge Pack. Ragazzi, un saluto da Mapo. È uscito il nuovo DLC di Assetto Corsa Competizione, che porta anche la versione alla 1.9.0. Da quando sono passato a PC non mi era ancora capitato di fare un video su un nuovo DLC, lo facevo praticamente ogni volta che usciva per Xbox e ogni volta era una tortura, era una speranza che diceva fate che perlomeno quello che c'era prima di buono funzioni ancora. Purtroppo non era sempre così. Su PC mi aspetto un po' più di serietà, impegno, soprattutto test. Questo perché la 1.9 comporterà chiaramente delle modifiche, come sempre succede, alla fisica. Si parla di un nuovo modello di gomme, un nuovo range di funzionamento, sia come pressione che come temperatura. Ad esempio, non sarà più un 27.6 come pressione consigliata, ma tra il 26 e il 27. Già io, per esempio, ero uno che comunque non è che era proprio fissato sul valore preciso. Poi hanno lavorato sulle sospensioni, sui bump stop, c'era un bug che praticamente era come se l'auto avesse un bump stop infinito, invece questa cosa chiamata bug è stata corretta, vedremo poi le differenze in pista. Per non parlare poi anche di una rivisitazione dell'elettronica, parlo del traction 1, 2 e dell'ABS. Tutto questo fa parte dell'aggiornamento che tutti quanti riceveranno gratuitamente, è inevitabile, l'aggiornamento sulla release del gioco è sempre gratuito, ma in concomitanza esce il nuovo DLC, appunto 2023 GT World Challenge Pack, che prevede tre nuove auto, Ferrari 296, Lamborghini Huracan Evo 2, Porsche 911R del 2000 e adesso. Inoltre hanno anche rivisto la Mercedes, non so perché gli piaceva la Mercedes, ma sinceramente io l'ho guidata sempre pochissimo, però l'hanno un po' aggiornata e io come al solito mi limiterò a raccontare la mia prima prova, cercando di trovare del buono, mostrando anche eventuali bug. Se durante questo mio primo video non venisse a galla qualcosa, voi chiaramente so già che me lo scriverete nei commenti, però intanto vi fate un'idea. Avviamo il gioco e vediamo subito di che pasta è fatto. Eccoci qua, a primo impatto sembra identico, se non che qua in alto vedete che c'è scritto 190. Andiamo subito a vedere le auto, ragazzi. Il tabellone mi sembra già più popolato. Eccola qua, finalmente una nuova Ferrari, un nuovo modello, Ferrari 296 GT3. L'abbiamo vista tra l'altro nel mio video precedente su Assetto Corsa 1 grazie a una mod. Direi che l'auto è praticamente questa. Mamma mia, che bella, ragazzi. Mi piace molto il posteriore nero, ha delle linee molto diverse dalla 488. A me piacciono tutte e due, questa qui non so perché mi ricorda un po' un'autostradale, anche se dubito che vedremo in strada qualcosa con tutte queste alette. Livrea scuderia Ferrari, AF Corse immancabile, Conquest Racing, bella, Emil Frey Racing, ma questi erano quelli della Jaguar. Huracan Evo 2, è una Lamborghini, non è che si confonde col resto? Sì, diciamo una versione molto 2003, forse qui è un po' diversa. Anche questa mi interessa molto. Bella Barwell Motorsport, che figa che è questa. Iron Lynx VSR. La Barwell è magnifica, ragazzi. Mamma mia. Per concludere, Porsche 992, qui la chiama così, GT3 R2023. Ragazzi, le Porsche sono sempre le Porsche, sono meravigliose. Mamma mia, ma che belli gli scarichi così! Fighissimi! Sinceramente mi andrebbe proprio di farmela piacere. Magnifica. Tamarra. Racing Tamarra. Questa sembra una Nissan GT-R. Katarin frangente. No, dai, così no. Insomma. Oh, dai. Sembra una Japan elaborata. Lo so che vorreste vedere subito il nuovo circuito di Valencia, lo vediamo dopo, ma ora direi di cominciare con una pista che già conosco, il circuito di Donington, che a me piace sempre, poi non è troppo lungo, quindi le prove vengono anche facili, in modo da provare una nuova auto, e sceglierò la Ferrari, con un circuito vecchio. DLC! Cosa c'ha? Tipo uno smartphone come telecamera posteriore. Allora, dentro è molto molto carina. Mi fa strano perché tu acceleri e quando lasci si spegne subito. Cioè non c'ha un minimo di inerzia la rotazione del motore. Ah, ragazzi, ho impostato l'assetto aggressivo senza toccare niente se non la benzina e i freni 1. Vediamo un po'. Urca se tira. Wow. Mamma mia.
Allora, il sound è molto diverso da quello di Assetto Corsa 1 dalla mod. Minchia, ma il force feedback è durissimo. Però non è solo un duro, cioè, con lo stesso tipo di dettaglio. Facciamo qualche giro, perché all'inizio le gomme sono sempre diverse, soprattutto nel giro di lancio. Mamma. Beh, il sound mi piace molto. Se non ricordo male, questa è un biturbo, un V6. Abbaia in scalata. Beh, mi sembra molto stabile, però ripeto, il primo giro è ingannevole spesso. Ha il bilanciamento freni a 64, quindi molto anteriore. Quindi il traction non la uccide. Ho lasciato mappa 3, lui mi consigliava mappa 3. Non so se cambia un po' come la Porsche che c'ha mappa 8. Parlo della vecchia, non so ancora la nuova. Mamma, anche i freni, stupendi. No, sono letteralmente conquistato da questo force feedback, che quasi vale la pena abbassarlo, ma non è solo un discorso di intensità, c'è proprio una presenza molto più piena, e questa cosa secondo me ti aiuta molto alla guida. Poi ha sempre ragione il cronometro, vediamo qua, ok. Eccolo lì, ok. Abbiamo perso un pelino, si recupera. Siamo offline, ragazzi, chiaramente. Mamma, se tira qui, in velocità... Bella! Bellissima! Vabbè, all'esterno così sembrava un'altra categoria. Che abbiamo... Va, va, va! L'elettronica era strana però. Andava via, ma lavorava diversamente sul taglio. Guardate qua! Ho forzato un sacco, quasi controsterzavo. Quanto puoi forzare? E quella è la cosa strana. Puoi forzare proprio, puoi permetterti di essere impreciso perché ti correggi. Adesso magari proviamo a pigliare il cordolo. Eh no, però così. Non vedo. Insomma. Sorpasso. Siamo in prove libere, ragazzi. Vabbè, un lungo della Madonna. Faccio il rally con una Ferrari, assurdo. Infilo. Oh oh. Madonna, ma quanto è permissiva. Sono tutte mosse che... Non so, c'è un bilanciamento del peso che è ottimo. Anche adesso, vai, fantastica, fantastica, dai. Questa sicuramente è un'auto che sceglieranno in tanti. Ma direi di passare a una Lamborghini. Prima di iniziare però due parole su questa 296. È affidabile, un'auto permissiva che ti permette di guidare in maniera più sporca. La salvi, la recuperi, la lanci sulle curve, sui cordoli, affronti frenate un po' troppo al limite, con troppa fiducia sull'aderenza delle gomme, che però tengono, non ti tradiscono. Chissà poi se questo durerà 20 minuti, 30 minuti. L'usura della macchina si vedrà poi con gare un po' più lunghe. Però sarà molto scelta come nuova auto da tanti. Ma ora Barwell Motorsport mi ha già firmato un contrattino per una prova libera con questa fantastica Evo 2. E lo facciamo nel circuito di Valencia. Ce l'abbiamo veramente, ragazzi. Gli hanno fatto veramente il murales di Valentino. Meraviglioso. E quindi siamo in una nuova terra, Valencia, non esplorata, che conosco solo per MotoGP, perché con le macchine non penso di aver mai avuto un gioco che prevedesse Valencia. Facciamoci un giro, più o meno le curve so dove sono, vediamo. Senti il V10. Anche quest'auto profuma di modernità. Va un po' via di culo, questa è un po' più bastardina. Anche essa il TC2, vedo. Oddio, che dire che mi ricordo bene tutte le curve, no, non è vero. Comunque force feedback è sempre tostissimo. È abbastanza equilibrata anche questa qui. Curvone famoso di Valencia, all'ultima curva. Staccatona, dove tutti si gireranno. Ricorda un po' quella di Snetterton, ma molto più lieve. Dai,
il circuito si fa apprezzare, ma dobbiamo ancora capire tanto, ma adesso per il momento ci limiteremo a capire la macchina. Allora, su questa è bella come Lamborghini, ma non mi sento così stravolto. Eccolo lì. Oh, finalmente l'abbiamo persa. Questo volevo capire. Dove fosse il limite. Infatti, quello che stavo per finire di dire, non mi sento così stravolto da un'auto completamente diversa. Mi ricorda una delle GT3 classiche. Nuova contro vecchia. Eccola qua. Davanti c'è quella vecchia. Facciamoci un giro fatto un po' meglio. Questa si farà in quarta e in terza. Dobbiamo ancora capirlo. Poi la portiamo in live sta pista, come anche le auto. L'ingresso curva è decente. Ha un ottimo ingresso curva. Devo dire che il bilanciamento freni non è male. Le pressioni sono tra il 26 e il 27, quindi è come se quasi non si dovessero più toccare quando si hanno temperature, diciamo, favorevoli alle gare. Soprattutto in orari di gara come le 14. Qui dove prima avevo fatto la cagata. Questa forse è la curva più rischiosa. Sentite però i cordoli. Belli presenti. Vabbè, prima avevo preso proprio il volo però. Allora, il circuito secondo me è molto molto figo. E poi mi sembra proprio un circuito da sorpasso, con quelle curve, coi cordoli giusti per fare una staccata all'interno. Davanti una Lexus, non morirà mai. Chissà se la aggiorneranno mai una Lexus. Che comunque non è una brutta auto. Direi di esprimere le mie brevissime considerazioni su questa prima prova con la Lambo e andare a provare l'ultima, la tanto amata Porsche. Lamborghini Huracan GT3 Evo 2. Allora, non ho percepito questa grossa evoluzione, nonostante si chiami Evo 2, però sicuramente è più piazzata, anche qui mi sembra più permissiva, non lo so se perché la 1.9 è così, dopo magari proviamo un'auto tipo la McLaren, un'auto vecchia che già conosco bene. La frenata è ottima, inserisce molto bene senza sottosterzare con i freni anteriori, quindi il bilanciamento freno già a 60 mi piaceva. E invece in uscita, se punti appena appena il gas, invece tende un pochino ad allargare, quindi magari solo un discorso di setup, però non è male. Anche questa l'ho provata con l'aggressivo, sui cordoli non è così minacciosa, l'elettronica forse è un po' meno evoluta della Ferrari. Quindi mentre aspettiamo e speriamo che entri qualcuno per fare una gara un po' comparativa, vediamo anche se l'online dovesse presentare qualche bug. Che voce cattiva! Minchia che sound! Sembra una Formula 1. Questa scivola un po' di più. Ma che sound c'ha? Ma non era così l'altra Porsche? Mi piace un sacco il sound, purtroppo la Porsche di solito funziona così, mi piace da vedere, mi piace da sentire, ma poi non riesco a guidarla. Speriamo che sia guidabile perché mi intriga molto. Però la frenata è un po' stranina, non so, adesso è al 54,6, forse merita un po' di più di anteriore. È come se l'avessi provata in ordine di stabilità. Ferrari, Lambo, Porsche. Abbiamo le gomme ancora un po' fredde, ma proviamo comunque a fare un giro sostenuto. Ma sentite che voce! Wow. Ma è regolamentare. E la frenata un po' non mi convince. Adesso la portiamo un po' più avanti. Oh la madonna, ma pure i traversi controllati! È scivolosa, ma poi il limite non lo passa. Allora, di questa l'assetto aggressivo non lo sto apprezzando tantissimo, cioè non è un assetto pronti via come le altre due, quindi bisognerebbe... ma mi sembra anche un po' troppo alta la macchina. Ok, ho preso volontariamente il salsicciotto per capire la differenza, comunque la botta si sente, ma lì parliamo veramente di salsicciotti assassini, però non l'ho persa. Non è entrato nessuno nella gara online, fa niente, tanto era giusto per capire se ci sarebbero stati dei bug così, tipo auto che cadono nel vuoto o altre cose strane. Proviamo però la stessa partenza di gara offline, sempre a Barcellona. Si parte. Oh, ragazzi miei, piano.
vero che siamo offline, però cerchiamo di fare le cose per bene. Bello. Comunque è un'urlatrice questa nuova 992. Non so, sembra un gioco leggermente meno fighetto. ACC ha quella cosa della precisione, maniacalità, della gestione, non dico delle gomme, ma della traiettoria e nel tipo di guida rispetto a tutti gli altri giochi. Ecco, sembra che invece adesso si sia un po' leggermente evoluto. Eccola lì, l'ha toccato sotto. E si è andato verso a un gioco, ma di poco, un pochino più approcciabile. Lei ti tradisce, ma la controlli. Quindi è un tradimento controllabile. Dopo la provo la mia McLaren, sì. Per gli amanti della Porsche comunque sarà un sogno, di quelli che già la guidavano, perché questa voce nuova è incredibile. Adesso gli tiro una staccatona alla Lexus. Sono dentro, salvo. Mamma mia, aggressivo. Vedete come si corregge comunque. Comunque C-Magic va da Dio. Mi piace molto di più adesso. Ho usato gli stessi setting di prima. Poi vedrò se magari c'è qualche aggiornamento per la nuova versione di ACC. Però va da Dio, bellissimo. Dai, direi che possiamo chiudere e parlare anche di questa Porsche. È indubbiamente la meno stabile delle tre nuove auto. Però mi piace, comunque si fa guidare, quando va via sembra che sia finita, ma non è finita. La recuperi anche qua. La caratteristica più bella, ma anche più inutile, è che ha un suono pelle d'oca, ragazzi, pelle d'oca. Ora prenderò quella che secondo me è la migliore delle tre, ma tanto l'avete già capito, andare a Silverstone e vedere in qualche tentativo che best lap ottengo. .008, che non è malissimo. Io il 59 non lo faccio da un po' qui a Silverstone, sono un po' peggiorato in generale in questo circuito. L'auto mi è sembrata sempre molto permissiva, come fatto nel primo test a Donington, e sinceramente margine ne avevo parecchio, perché ogni curva non ero precisissimo. Tutto sommato sono anche felice che non abbia fatto un tempo così tanto diverso, perché sennò vorrebbe dire che poi utilizzerebbero tutti la stessa, dovrebbe essere rivisto di nuovo il BOP, insomma un po' di casini, come è già successo magari con la BMW tempo fa, sì. Però la Ferrari 296 GT3 sarà la mia prossima auto, quindi la vedrete su LFM e la vedrete anche in live prossimamente. Ora però mi sembra giusto anche provare la mia bambina, McLaren 720S, restiamo a Silverstone e vediamo che tempo riesco a fare. Oh, così... No! Ho proprio molto tappo dove... No, dai! No. C'è qualcosa di strano, nel senso che con McLaren ho fatto solo un 2-3-1, praticamente perché ho bruciato tutti i giri, ne ho fatti 6-7. Chiaramente riconosco di più ACC guidando questa McLaren, quindi con quella difficoltà che conoscevo fino a ieri. Però forse, non so, è ancora più difficile? Può darsi? Fatemi sapere se con la vostra auto preferita trovate più difficoltà a fare dei bei tempi. I nuovi contenuti, come già detto, mi sono sembrati molto buoni, soprattutto Ferrari 296 molto buona, anche la pista di Valencia mi è sembrata decente. Non ho trovato così, per quello che ho visto, nessun bug, questa è già una cosa positiva. Ho provato un minimo di online ed è andato bene. La cosa che però mi è dispiaciuta è che con McLaren, comunque 6 giri a Silverstone sono andati molto male, ma lasciando stare il cronometro proprio come sentivo l'auto. Anche qui il force feedback mi sembrava diverso, ma in peggio. Tutte le prove che ho fatto le ho fatte col setup aggressivo, e perché molto probabilmente i setup salvati, non che io ne salvi chissà cosa, potrebbero non funzionare correttamente proprio perché hanno modificato delle cosine, specialmente nelle sospensioni. Sono molto sicuro che ci saranno più commenti negativi, perché tutti i DLC portano a questo, soprattutto perché ti fa cambiare le tue abitudini.
E la cosa che ti fa incazzare quando non ottieni i propri tempi, quando sei più lento di quello che sai di poter dare. Prevedo tanti monomarca Ferrari. Io ringrazio 505 Games perché mi ha omaggiato anche questo DLC come tante altre cose, quindi grazie ragazzi. Ricordo che è in vendita al costo di 12,99€, 13 bucce, e non è poco, ma se pensate quanto costano i DLC degli altri giochi, allora direte, beh. Dai, si può fare. E poi, sinceramente, assetto corsa competizione, io l'ho sempre detto, merita di averlo completo, qualsiasi cosa esca. Ci vediamo presto, saluti da Mapo, ciao. Ah, comunque, le nuove auto molto fighe, sì. Sì, chissà adesso cosa spareranno i tifosi di Air Factor 2. Non c'è niente di meglio di Air Factor 2, perché CC è una merda.